Signori, buonasera, un attimo di attenzione così iniziamo. Vi ringrazio. Oggi parliamo di giornalismo e social network e lo faremo con Serena Gennaro della Sapienza Università di Roma e a seguire con Tommaso Labbate del Corriere della Sera. Do la parola subito a Serena Gennaro che ci parlerà di Twitter e di tutte le sue potenzialità. Vai Serena. Buongiorno a tutti, spero mi sentiate bene. Ok, sono molto contenta oggi di essere qui con voi, anche se in una versione, come dire, da remoto, e spero insomma che il Ecco, mi sentite? Ecco, Lucio, non vi sentivo più. Ok, allora, ricondivido lo schermo, così dovreste anche vedere la presentazione. Lucio, mi senti? Io sento te, tu mi senti?
Ok, perfetto. Ok, mi confermi che vedete anche la presentazione? Ecco, perfetto, ottimo. Allora, dicevo, buongiorno a tutti, sono molto contenta di essere qui, anche se in una versione non consueta. Spero di, come dire, che questo mio intervento sia utile anche perché, la sezione che si chiama Dalla teoria alla pratica, le notizie, la veridicità e l'etica, spero che mi consenta di fornirvi non solo un inquadramento teorico, che sarà, insomma, più rapido possibile, ma anche delle nozioni pratiche, per affrontare, come dire, questo mostro che è Twitter e, che sono i social network, che oggi però si stanno rivelando degli strumenti sempre più utili per i giornalisti e che se non altro, insomma, è importante che i giornalisti conoscano e riescano ad utilizzare. Io mi occupo principalmente di social network e politica e social network e partecipazione. Naturalmente, se qualcuno avesse delle domande durante la presentazione o dopo, sarò ovviamente ben contenta di rispondere. Inizio col dirvi che la comunicazione pubblico e politica sostanzialmente si è molto trasformata, come sapete, nel corso degli ultimi anni. In particolare, in questo senso, l'avvento dei social network ha avuto un ruolo non secondario. L'ampliamento in qualche modo dei canali e degli strumenti a disposizione dei giornalisti, ma anche almeno sul piano teorico, diciamo, dei cittadini e dei politici in particolare, ha, come dire, ha portato con sé un miglioramento, almeno sul piano teorico, delle potenzialità di comunicazione fra questi tre soggetti che costituiscono la sfera pubblica. E poi, come dire, da un certo punto di vista, almeno dal punto di vista istituzionale, questo rinnovamento è andato sicuramente, nel verso di una maggiore trasparenza sulla comunicazione delle scelte, degli atti nei confronti da un lato della cittadinanza e dall'altro anche nei confronti dei giornalisti che sono poi tenuti a raccontare il cambiamento della società e della politica e dei loro rapporti. Immagino che non so quanti di voi abbiano un profilo Twitter, però, quasi sicuramente avrete notato che le istituzioni si sono dotate negli ultimi anni, di canali ufficiali per comunicare le loro scelte e rendere il processo istituzionale quanto più possibile trasparente e intelligibile. È chiaro che questi mutamenti che si stanno ancora svolgendo sono andati di pari passo da un lato con l'evoluzione dei nuovi media e con sempre sul piano teorico, poi vedremo perché sottolineo questo aspetto, delle maggiori opportunità di relazione offerte dal web. Soprattutto per rispondere ad una cittadinanza che è sempre più attrezzata, diciamo, sia dal punto di vista tecnologico che anche in parte dal punto di vista strettamente informativo, ed è una cittadinanza che chiede trasparenza nei rapporti. Tra, diciamo, le esperienze formali e quelle informali, possiamo sicuramente affermare che le istituzioni abbiano avviato un processo di apertura nei confronti dei cittadini. Diciamo che, per quanto riguarda i social network, che è poi insomma quello del quale parleremo oggi, questi strumenti, permettono in teoria al pubblico di intervenire anche su questioni specifiche e dall'altra, permettono ai soggetti politici di avere costantemente il polso delle opinioni degli elettori, nel senso che, credo che non ci sia oggi nessun politico che, non controlli, che cosa si racconta o che cosa si dicono i cittadini sui social rispetto a una proposta di legge, ad un avvenimento o, all'apertura o alla chiusura di una fabbrica in un contesto locale. È chiaro che, i soggetti pubblici sanno di dover prestare attenzione a questo tipo di dinamiche. C'è però da dire, che è un po' poi quello che vedremo oggi, che, i soggetti politici, non hanno in realtà, come dire, appreso o compreso, voluto comprendere appieno le potenzialità che i social offrono loro. E tanti dei soggetti politici, come avete visto, in realtà mantengono delle modalità di fruizione e di utilizzo dei social che erano poi tipiche, vi ricorderete dei, non so, per esempio, i siti vetrina.
che nelle campagne elettorali, diciamo, dei primi anni 2000 erano poi, insomma, l'unica modalità di interazione digitale fra i soggetti politici e la cittadinanza. Dal punto di vista invece del cittadino, è chiaro che si è pensato che questi strumenti avviassero automaticamente con una visione quasi deterministica dal punto di vista tecnologico degli scambi fra i cittadini e la classe politica. In realtà vedremo che la potenzialità, come dire, la mera il fatto di avere a disposizione in qualche modo lo strumento, poi in realtà non si traduce automaticamente, perlomeno, in un aumento della partecipazione e dell'interazione fra soggetti istituzionali e pubblico. Per cui, insomma, questi sono degli aspetti che è importante sottolineare a monte. Dopodiché la questione è che cosa può fare Twitter per i giornalisti e a cosa può servire Twitter per i giornalisti. Allora, il cosiddetto Twitter journalism, che oggi è uno degli approcci più studiati, devo dire, nei corsi di giornalismo anche statunitensi, che poi sono quelli, devo dire, all'avanguardia da questo punto di vista, sia in termini di strumenti che di dinamiche, fanno ricomprendere il Twitter journalism all'interno dell'approccio più ampio del data journalism. Allora, cos'è il data journalism? Forse qualcuno di voi lo saprà, perché ho visto che i giorni scorsi avete affrontato questo tema in altre sessioni. È un approccio a metà fra la ricerca che si svolge all'interno dell'università sui fenomeni e sulle dinamiche comunicative e l'inchiesta giornalistica. Ora, è chiaro che anche molto prima dell'avvento di internet e dei social network, i giornalisti facevano ricerche sui dati e tuttora le fanno. Quello che però è cambiato è la natura del dato. Laddove lo sviluppo di internet, da un lato, la digitalizzazione dei dati e la diffusione dei social media hanno radicalmente cambiato la natura dei dati che i giornalisti hanno a disposizione nel momento in cui volessero interrogarsi su un fenomeno o su un fatto, più semplicemente. Una delle, come dire, criticità principali, anche se poi, insomma, vedremo nel corso di questa presentazione che ce ne sono diverse, è come raccogliere questi dati, come trattarli e come proporli ad un pubblico di lettori o di ascoltatori, nel caso del giornalismo televisivo, che è un pubblico sempre più esigente e soprattutto è un pubblico sempre più, come dire, abituato a navigare su internet, a cercare da solo le informazioni che servono e a farsi un'opinione sui fenomeni attraverso un uso, come dire, in realtà molto rapido, molto soft delle fonti digitali. Perché nel corso dei miei studi ho potuto notare come in realtà nel corso, come dire, degli ultimi 15 anni, da quando perlomeno internet è diventato più o meno di uso comune fra le persone, la soglia di attenzione degli individui su ciascun sito internet che vanno a visitare è sempre più bassa. Per cui oggi sappiamo che, per esempio, gli utenti internet visitano molti siti nel corso della loro giornata, non necessariamente dedicandovi un'attenzione che era quella che le persone dedicavano anche, non lo so, 20 anni fa alla lettura di un quotidiano. E che quindi bisogna fare di tutto in sostanza nel momento in cui un utente sceglie il nostro sito per recepire delle informazioni, per fargli capire con la massima immediatezza quello che noi abbiamo provato a indagare o il fenomeno che siamo intenzionati a raccontargli. Per cui il data journalism, come il giornalismo che deriva dai dati di Twitter, richiede intanto l'uso intensivo di database ai quali noi però a un certo punto, come giornalisti che ci poniamo una questione, una domanda di ricerca in questo caso, dobbiamo in qualche modo avere accesso. E vedremo che anche se in teoria avere accesso ai dati di Twitter sembra, come dire, molto semplice, sembra un processo immediato, in realtà poi non è così immediato nel momento in cui, per esempio, ci servano dei tweet molto vecchi o piuttosto ci serve indagare un fenomeno che è stato molto commentato dagli utenti. Un'altra fase poi è quella chiaramente dell'elaborazione di questi dati.
Allora, il data journalism richiede dei software ad hoc per analizzare, visualizzare e raccontare il fenomeno che siamo interessati a raccontare. È chiaro che oggi Twitter è diventato a tutti gli effetti una fonte delle notizie. Allora, se prima un giornalista che volesse approfondire le dinamiche appunto di un fenomeno poteva sostanzialmente ricorrere a delle interviste oppure alle fonti statistiche ufficiali, è chiaro che oggi appunto lo sviluppo di internet ci offre l'accesso, almeno in potenziale, ai cosiddetti open data, che sono poi quei dati, come dire, pubblici prodotti dalle istituzioni dei quali accennavo nella premessa. Ai big data, che sono appunto delle quantità enormi di dati, e ai social data, che sono i dati che gli utenti producono quotidianamente nell'accesso alle piattaforme digitali. Allora, anche da questo punto di vista ci sono da fare molte precisazioni, nel senso che se prima un giornalista per ottenere delle informazioni doveva sostanzialmente avere accesso all'attenzione in qualche modo di un soggetto pubblico e attraverso un'intervista chiedere, fare le domande sul fenomeno che gli interessava, adesso con l'avvento dei dati digitali e soprattutto dei dati social, questi dati sono, riconducono direttamente ad azioni che l'utente svolge offline. Cioè noi non abbiamo bisogno di chiedere all'utente, al politico o al cittadino che come lui la pensa su quel determinato fenomeno, perché è lui stesso a proporci la propria visione attraverso i dati. Allora, spesso questi dati richiamano e riconducono ad azioni dell'utente. Pensiamo per esempio a tutte le persone che commentano le trasmissioni politico-elettorali che stanno guardando sullo schermo del proprio televisore e contemporaneamente commentano queste stesse azioni sui social network. Quindi in quel momento l'utente ci sta fornendo un'informazione. Informazione su quello che sta guardando intanto e poi ci sta fornendo la sua opinione su quello che sta guardando. Allora, vediamo se riusciamo a far smettere l'avviso. Per cui dicevo, l'utente ci fornisce direttamente la sua opinione su quello che sta guardando. Prima questo tipo di informazione su cosa l'utente guardava e su come la pensava, su quello che aveva visto la sera prima, veniva sostanzialmente fornita dai dati dell'auditel. Ora, è chiaro che, come dire, con l'avvento dei nuovi media non vanno in pensione quelli vecchi, per cui l'auditel continua a rilevare i gusti, diciamo, dell'audience televisivo, però è chiaro che i media digitali si sono in questo senso integrati con quelli che vengono chiamati gli old media. Per cui l'utente sostanzialmente lascia nel suo percorso una serie di tracce digitali che ci permettono di comprendere, di studiare le dinamiche più diverse della società. Pensiamo per esempio ai consumi culturali. Soltanto qualche mese fa girava su Facebook una catena, ovviamente non, insomma, non dei migliori esempi evidentemente dell'uso dei social, però molto efficace per comprendere il senso di quanto sto dicendo, che chiedeva agli utenti di raccontare quali fossero i 10 libri, insomma, i loro 10 libri preferiti. Ora, quelle tracce digitali rispondono alla domanda, che sarebbe una domanda di ricerca in un contesto universitario, quali sono i libri che gli utenti, in questo caso della mia cerchia, se io ho fatto questa domanda ai miei amici di Facebook, quali fossero i libri che loro avevano letto. Allora, è chiaro che di questi social che vedete nella slide, Facebook, Twitter, G+, Tumblr e Foursquare, da questi social noi abbiamo dei dati diversi. Pensiamo per esempio che da Foursquare abbiamo i dati sugli spostamenti delle persone. Nel momento in cui, non so quanti di voi conoscano Foursquare, però nel momento in cui una persona si trovasse in un luogo, può fare un check-in in qualche modo e segnalare dove si trova. Gli altri social forse sono social più conosciuti, Instagram sostanzialmente è un social network che permette di collezionare le proprie foto, di proporre ai propri amici le foto, e Twitter e Facebook sono insomma di uso comune. Dal punto di vista della ricerca, però, sui dati che vengono prodotti, si pone una questione fondamentale.
Cosa vuol dire piattaforme proprietarie? Vuol dire che nel momento in cui l'utente accetta di utilizzarle, tutti i dati che lui produrrà e sostanzialmente sceglierà di condividere con la propria cerchia o nel caso di Twitter con chiunque, perché poi i dati di Twitter vedremo sono dati pubblici, in realtà questi dati sono però di proprietà della piattaforma. E questo pone un problema molto serio. Dal mio punto di vista, per la ricerca pubblica che io faccio in università pubbliche, appunto, pone dei problemi di accesso al dato, nel senso che, in realtà queste piattaforme, essendo proprietarie, non hanno il dovere né l'obbligo di fornire nemmeno per scopi di ricerca agli individui che vogliano svolgere questa ricerca i dati che gli utenti producono. Per cui una delle questioni fondamentali, che se ci pensate poi in realtà risulta un paradosso, è proprio come ottenere i dati. Perché da un lato noi abbiamo moltissimi dati, per cui possiamo in qualche modo, come dire, fare a meno di interrogare o di fare un'intervista alle persone su come la pensano, però in realtà poi risulta molto difficile ottenere questi dati. Allora, diciamo così, volendo fare una panoramica molto ampia, proprio per non, come dire, tediarvi troppo con la teoria. Allora, i big data, che sono la categoria di cui spesso i dati social fanno parte, si distinguono, dai dati precedenti per un'elevatissima varietà di formati. Come vi dicevo prima, pensate per esempio alla piattaforma Twitter, in realtà lì noi non troviamo, come dire, un unico dato, come era poi per esempio il dato dell'intervista, era un testo. Come dire, andava elaborato in quanto tale, ma il formato era sempre quello. In realtà noi troviamo, per esempio, su Twitter dei dati testuali, come appunto il tweet dell'utente, per quanto molto breve, troviamo delle fotografie che raccontano le storie che l'utente ci vuole proporre, troviamo dei link che rimandano spesso a degli approfondimenti o a degli articoli proprio dei giornali. E infine troviamo delle relazioni. Nel momento in cui un utente, per esempio, scelga di menzionarne un altro, che sia un comune cittadino o un politico, un giornalista, crea una relazione con l'altro utente che costituisce anch'essa un dato utile da studiare, come poi vedremo anche questo nel corso della presentazione. Per cui non è, come dire, più così semplice trovare degli strumenti che ci permettano di estrarre ed elaborare questi dati, che si caratterizzano sostanzialmente per il volume, ovvero per la crescita esponenziale nella quantità di questi dati. Pensiamo solo a quanti tweet vengono prodotti su un fenomeno in un lasso di tempo in realtà molto ristretto, alla velocità appunto di acquisizione delle informazioni e alla varietà in termini di, come dire, eterogeneità delle fonti e dei formati che poi noi andremo a trattare. Per cui, appunto, è necessario, per i giornalisti come per i ricercatori, e in questo senso il data journalism è un esempio, di trovare e saper usare, degli strumenti che sono molto diversi da quelli tradizionali, per acquisire il dato, per archiviarlo, per porre al dato le domande giuste e per visualizzare i dati. Allora, è chiaro che quando dico porre al dato le domande giuste è perché se da un lato, come dire, quando noi andavamo a intervistare qualcuno stava a noi porre le domande alla persona, ora quando ci troviamo di fronte a milioni e milioni di tweet, anche lì si tratterà di fare a questi dati la domanda giusta, perché qualora noi non riuscissimo a estrarre da questi dati le informazioni che ci servono, ovviamente questi dati diventano perfettamente inutili. Okay? Allora, come vi accennavo, quindi Twitter, alla luce di queste prime, insomma, evidenze, è diventato a tutti gli effetti una fonte della notizia giornalistica, in particolare in campo politico. Non tutti i soggetti pubblici e i soggetti politici hanno però compreso quali sono le dinamiche di utilizzo, o almeno quali sono delle dinamiche utili di utilizzo di questi social che rispondano a questa maggiore, come dire, domanda di trasparenza che viene dagli utenti. Alcuni, come vedremo nel corso delle prossime slide, in realtà utilizzano Twitter né più né meno come utilizzavano, non lo so, una conferenza stampa, le agenzie di stampa, e vedremo adesso per esempio alcuni casi.
Gli esempi che vi porto sono quasi tutti, almeno in questa prima fase, riferiti all'uso di Twitter da parte di soggetti politici, ma naturalmente questo vale anche per soggetti non politici, pubblici, per persone del mondo dello spettacolo e per istituzioni nel loro complesso, del quale poi vedremo alcuni esempi. Allora, questi tre tweet sono delle dichiarazioni, alcune più recenti, altre meno recenti, di alcuni parlamentari, di alcuni deputati della Camera. Il primo è Roberto Giacchetti, che sostanzialmente fa una dichiarazione sulla situazione in Medio Oriente e sulla reazione dell'Europa rispetto al conflitto, e ci propone come dire, una dichiarazione che potrebbe essere esattamente come quella di Dorina Bianchi e come quella che poi vediamo sotto di Ignazio La Russa, un'agenzia di stampa. Allora, prima di Twitter, nel momento in cui Roberto Giacchetti, che peraltro è vicepresidente della Camera, avesse voluto dire la propria opinione sulla situazione in Medio Oriente e sulla reazione dell'Europa, avrebbe fatto fare dal suo ufficio stampa un lancio ANSA con su scritto, probabilmente in più di 140 caratteri, la propria posizione rispetto a questo fenomeno. Allora, oggi, ancor prima di fare un lancio d'agenzia, i politici direttamente, quando non ovviamente non vi spiego, i loro staff, twittano, raccontano via Twitter, quello che prima sarebbe stato, come dire, una notizia di un formato molto diversa da quella che vediamo oggi. Uno però dei, come dire, degli usi più comuni e che poi porta più, come dire, riflessioni etiche, al suo seguito, è un utilizzo di Twitter per dettare l'agenda pubblico-politica. Allora, qui io vi ho portato un esempio che poi è stato molto discusso sia nel pubblico che da parte, insomma, delle università che fanno ricerca sulla politica e sulla comunicazione. Questi qui sono i famosi, sono 4 su 5, perché poi il quinto non stava, ma insomma l'importante poi è comprendere il senso, qualche tempo fa, il 12 settembre per la precisione, Matteo Renzi, che è il presidente, che era già ovviamente il 12 settembre il presidente del Consiglio, decide di sostanzialmente comunicare ai cittadini, ai giornalisti, e anche ai suoi, come dire, competitor in qualche modo, di non riuscire a fare il Matteo Risponde, che è una sorta di live chat in qualche modo che il presidente fa con gli utenti Twitter, ma dice: faccio 5 tweet al volo sulle 5 news più discusse in settimana. E di lì a poco twitta 5 questioni sulle quali sostanzialmente lui intende concentrare l'attenzione del governo nel periodo, insomma, da lì in avanti. Allora, questi che apparentemente sembrano semplicemente dei tweet programmatici sostanzialmente, in realtà poi hanno fatto molto discutere e non hanno solo dettato l'agenda del governo, perché effettivamente qui, come dire, vediamo poi tutte delle questioni delle quali il governo si è effettivamente occupato, ma l'elemento, insomma, che emerge è come a partire da uno strumento del genere il Presidente del Consiglio abbia dettato l'agenda pubblica, oltre che l'agenda politica del suo governo. Nella misura in cui con questi tweet lui diceva questi sono gli argomenti che noi affronteremo. E sono gli argomenti che in qualche modo vi suggerisco di affrontare, nella misura in cui, come dire, anche i giornali e i talk nelle settimane successive hanno poi discusso esattamente di questi temi. Quindi è chiaro che chi detta l'agenda è un problema non nuovo agli studi in comunicazione e neanche sicuramente a voi giornalisti. Però prima per dettare l'agenda, come dire, le dinamiche che venivano utilizzate erano delle dinamiche sostanzialmente tradizionali, cioè si convocava una conferenza stampa, il governo in questo caso convocava una conferenza stampa e raccontava ai giornalisti quali sarebbero stati i temi dei quali nelle settimane successive il governo si sarebbe voluto occupare. È chiaro che il fatto di poter twittare direttamente l'agenda pubblico-politica crea delle questioni importanti dal punto di vista etico.
Intanto perché nel caso in cui un soggetto pubblico avesse fatto questo stesso discorso a una conferenza stampa, come accade ancora peraltro, voi giornalisti sareste stati lì a fare delle domande su queste questioni. Allora, è chiaro che anche su Twitter voi potete rispondere e potete porre delle domande, però abbiamo visto in realtà, come poi vedremo nel corso di questa presentazione, che non sempre i politici e gli utenti istituzionali in generale sono disposti a fornire via Twitter le risposte come invece probabilmente dovrebbero fare nel corso di una conferenza stampa. Un altro uso di Twitter da parte dei politici, e questo ricorda moltissimo, come dicevo all'inizio, i classici siti vetrina nei quali il politico in campagna elettorale ci raccontava l'agenda e gli suoi spostamenti, è l'uso di Twitter per raccontare ai cittadini, ai giornalisti gli impegni del singolo politico. Per esempio, vediamo Luigi Di Maio che con un hashtag Realizziamo il futuro, che è poi strettamente legato ad una campagna del suo partito, dice: Domani alle 11 sarò a Napoli, dice dove sarà e dice per che cosa, insomma, ci andrà. Altrettanto Alessandro Di Battista e altrettanto Maria Chiara Carrozza. Allora, è chiaro che, come dire, è un uso anch'esso lecito, come tutti gli usi ovviamente dei social, se non quelli offensivi, però credo che un cittadino che voglia sapere dove si trova il politico, come dire, molto difficilmente si aspetta di trovare questo su Twitter. Perché in realtà Twitter è molto più un mezzo che viene utilizzato per creare opinioni o dibattere sui fatti, piuttosto che per seguire la campagna o in questo caso gli spostamenti dei parlamentari. Come vi dicevo all'inizio, però, uno, come dire, probabilmente dei plus maggiori dell'utilizzo dei social è quello che coinvolge i soggetti istituzionali. Allora, qui vi presento due account Twitter che con ogni probabilità molti di voi già conosceranno e sono entrambi nati sostanzialmente nell'ultimo anno e mezzo e sono gli account Twitter della Camera dei Deputati e il secondo è dell'Ufficio Stampa del Senato della Repubblica. Allora, in brevissime, in pochissime parole. Dunque, la Camera con questo account, come dire, si inserisce in quel processo, che per la verità, dal punto di vista legislativo, è un processo che inizia molti anni fa, che è il processo di trasparenza e di apertura. Allora, anche in questo caso è chiaro che la Camera dei Deputati continua a proporre ai cittadini, agli addetti ai lavori attraverso il proprio sito delle notizie che sono naturalmente più approfondite di quelle che noi troviamo su un tweet che chiaramente, avendo 140 caratteri, può raggiungere dei limitati livelli di approfondimento. Però è anche vero che questo strumento è utile, che poi qui vi presento degli esempi nazionali, ma anche molti comuni e molte istituzioni ed enti molto più piccoli in realtà fanno lo stesso lavoro attraverso Twitter, questo lavoro è di raccontare i lavori, in questo caso della Camera e nel secondo caso del Senato della Repubblica, ha dei lavori che vengono sia da un lato mandati in streaming sulla web TV della Camera, dall'altro raccontati con approfondimenti sul sito, ma certo è innegabile che questa forma di comunicazione fra istituzioni e cittadini abbia porti con sé, insomma, un'innovazione, devo dire, senza precedenti. Ora, se è chiaro da un lato che forse, come dire, questo porta, non dico a rinunciare, però a limitare le possibilità di approfondimento, d'altro canto è vero che spesso questo strumento e i tweet proposti dagli account di queste istituzioni portano con sé dei link, che sono poi appunto quello che vi dicevo prima, agli approfondimenti, per esempio, dell'ufficio studi o ai link delle sedute. Quindi è chiaro che nel senso della trasparenza questo strumento ha fatto moltissimo per avvicinare delle istituzioni che vengono viste, come dire, come sempre più lontane dal cittadino e far vedere in qualche modo che quello che succede all'interno dei palazzi viene poi raccontato continuamente attraverso questo mezzo di comunicazione.
Dal punto di vista di quello che può servire a chi fa ricerca, in questo senso a me è tornato molto utile e spero possa tornare utile anche a voi, come vedete, Twitter offre la possibilità di creare delle liste. Questo ovviamente non solo ai soggetti pubblici, ma anche ai soggetti privati. Allora, questo l'account di Montecitorio ha creato ad oggi due liste, e sono delle liste ovviamente di altrettanti account. Allora, il primo è una lista, la prima lista è la lista delle commissioni. Per cui cliccando su questo che vedete, 14 membri, si ha la lista degli account Twitter delle commissioni presenti all'interno di Montecitorio. La seconda invece è una lista di tutti i deputati della Camera. Allora, è chiaro che per chi fa ricerca sulla comunicazione politica, ma penso anche per un giornalista che voglia seguire, per esempio, un parlamentare che proviene dal proprio territorio, queste risorse siano assolutamente utili. Poi chiaramente io oggi ve ne porto, insomma, come esempio alcune, però penso che possano tornare utili per il lavoro di molti di voi. Allora, è chiaro che però non tutti si occupano di politica o di rapporti fra la politica e i cittadini o tra istituzioni e istituzioni. Allora, una delle maggiori potenzialità che ci offre Twitter, sia insomma, per il lavoro che faccio io di ricerca, che con ogni probabilità, forse ancora un'utilità ancora maggiore per voi che vi occupate, immagino molti di voi si occupino di cronaca. Twitter permette di seguire sostanzialmente in tempo reale quelli che sono gli avvenimenti che vengono poi commentati dagli utenti via Twitter. Allora, questa per esempio che vi faccio vedere è uno screenshot dei trending topic di ieri. Allora, ci capita spesso, quando la mattina arriviamo in dipartimento, di controllare di cosa parlano gli utenti, perché i trending topic, sostanzialmente, questa lista che vedete dei temi e degli avvenimenti più discussi, non viene creata soltanto in base al numero di tweet su un certo tema che gli utenti producono, ma viene creata anche sulla base di quanto velocemente un certo tema viene dibattuto, cioè quanti tweet vengono prodotti rispetto al tempo di riferimento. Allora, vediamo che ieri, ovviamente, uno degli avvenimenti più commentati, tristemente chiaro, era l'alluvione di Genova. Allora, questo, come vedete, questa lista però comprende moltissimi temi, dai temi, come dire, maggiormente rilevanti dal punto di vista pubblico-politico a temi in realtà molto più leggeri, in qualche modo più strettamente, diciamo, di intrattenimento. Allora, vediamo infatti che in questa lista ci sono ben due programmi televisivi. Allora, come sapete, avanti ieri sera, immagino, sono andati in onda sia Servizio Pubblico che Virus su Rai 2, con, come dire, esiti diversi rispetto alle aspettative sugli ascolti, e anche queste trasmissioni sono state, con i relativi hashtag, molto commentate dagli utenti. Tanto che, come forse vi dicevo all'inizio, una delle pratiche maggiormente riprodotte in qualche modo dagli utenti Twitter è il commento alle trasmissioni televisive, sia politiche che semplicemente di intrattenimento, che stanno guardando in televisione. Questo tipo di pratica è stata molto studiata in letteratura, soprattutto negli ultimi anni, ed è quello che noi chiamiamo l'approccio social TV. Nel momento in cui un utente, in una sorta di piccolo salotto digitale, commenti con altri utenti molto lontani da lui il programma che anch'essi stanno guardando in qualche modo. A questo riproduce quello che in qualche modo le persone potevano semplicemente fare nel loro salotto, guardando con la propria famiglia, con i propri amici, un programma televisivo. Perché è importante seguire e riuscire in qualche modo ad utilizzare i dati Twitter sugli avvenimenti? Perché in realtà, come poi vi farò vedere in alcune slide, questi dati possono diventare delle vere e proprie fonti per i giornalisti, soprattutto nel caso in cui avvengano dei fatti che noi, che voi, come giornalisti, non siete in grado di andare a seguire
seguire direttamente sul posto. Pensiamo per esempio appunto all'alluvione, nel caso in cui qualcuno di voi volesse raccontare quello che sta succedendo a Genova ma non potesse recarsi lì, potrebbe comunque attraverso appunto l'hashtag alluvione Genova andare su Twitter e vedere quanto gli utenti stanno scrivendo su questo fenomeno e soprattutto come dire ottenere e in questo senso riutilizzare, naturalmente citando la fonte, ma questo insomma non devo spiegarvelo io, le immagini che sarebbero che sono ovviamente delle immagini inedite che gli utenti Twitter stanno raccontando attraverso il proprio smartphone dai luoghi nei quali stanno accadendo questi avvenimenti che poi loro vanno a raccontare. Vi porto per esempio un caso di studio che ho realizzato qualche mese fa nell'ambito di un convegno della Società Italiana di Scienza Politica. Noi abbiamo, come Sapienza, ricostruito sostanzialmente il commento degli utenti ad un fatto di cronaca che gli utenti hanno commentato con l'hashtag Montagnola. Vi racconto brevemente insomma cosa è successo. Quella mattina è stato sgomberato un palazzo di proprietà di un ente pubblico che era stato occupato qualche tempo prima da degli attivisti del movimento di lotta per la casa. Allora, questo è effettivamente un fenomeno locale, ok? Quindi, come dire, non, almeno sul piano teorico, non si spiega come un fenomeno avvenuto in un piccolissimo, un fenomeno molto piccolo in un quartiere periferico di Roma, in realtà poi fosse diventato trending topic, era cioè appunto fra gli argomenti più discussi. Allora, come vedete, e questo ovviamente è un'elaborazione, come dire, l'utilizzo di questi tweet che noi abbiamo scaricato, poi vi farò vedere come, ha permesso di ricostruire le fasi della protesta, per cui le famiglie sui tetti, l'arrivo della polizia, lo sgombero, il momento successivo allo sgombero e cosa poi è accaduto nel post evento. Allora, sostanzialmente questo racconto di un evento è stato ricostruito attraverso la narrazione che le persone che erano presenti dove stava accadendo il fatto hanno voluto condividere con altri utenti. Allora, la ricostruzione della narrazione è, come dire, una pratica sia per chi fa ricerca sulla società, come quella che facciamo noi, che per chi vuole raccontare quello che succede quotidianamente nella società, è un elemento importante, perché non sempre, intanto, come dire, immagino che non sempre voi possiate essere sul posto dei microeventi che accadono, ma tante volte questi microeventi hanno poi una rilevanza pubblica che in qualche modo devo dire anche grazie ai social che gli permette di uscire da un contesto molto, molto ristretto in qualche modo, che è quello appunto in questo caso di un piccolo quartiere, e balzare poi agli onori della cronaca, nel senso che poi questo evento del caso Montagnola è stato poi ripreso nei giorni successivi dai giornali nazionali, se non ricordo male da Repubblica, dalla Stampa e dal Fatto, ed è stato ripreso la sera stessa da Gazebo, il programma di Diego Bianchi, che ha fatto un pezzo che raccontava attraverso immagini da un lato e attraverso i testi dei tweet degli utenti dall'altro quello che era accaduto quella mattina alla Montagnola. Allora, questa slide che vi presento è sostanzialmente la trasposizione in un grafico dei commenti degli utenti Twitter. Allora, quella che vedete sotto è la trasposizione oraria, diciamo così, della durata dell'evento, e i nomi invece che vedete nei riquadri sostanzialmente ricostruiscono quello che stava accadendo nel momento in cui le persone twittavano. Allora, che cosa possiamo vedere? Possiamo vedere innanzitutto che ai picchi di produzione di tweet corrispondono degli eventi significativi rispetto a quello che stava accadendo. Allora, esattamente la stessa cosa accade nel momento in cui gli utenti commentino delle trasmissioni politiche. Cioè,
come dire, in realtà la massima che nei corsi di giornalismo mi hanno insegnato molti anni fa all'università, laddove si dice che fa più notizia il cane che morde l'uomo, dell'uomo, scusate, che morde il cane rispetto al cane che morde l'uomo, in realtà, come dire, la dinamica, scusate la banalizzazione, ma la dinamica spettacolarizzante, per cui anche all'interno dei talk show, poi i momenti che vengono più commentati sono quelli che corrispondono in qualche modo ad una maggiore tensione o uno scambio dialettico particolarmente acceso, anche per Twitter questa dinamica rimane valida. Allora, a un certo punto, diciamo, credo che una delle cose fondamentali sia capire, chi è che, sta, sulle piattaforme digitali, chi commenta e, quali sono, diciamo, gli utilizzatori maggiormente attivi all'interno della piattaforma. Ovvero, detto in altri termini, a chi parlo se scelgo di twittare la mia opinione o una notizia, come credo possa accadere ai giornalisti, attraverso un social network. Allora, l'esempio che vi porto qui è tratto da una ricerca che abbiamo fatto appunto nel Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale nel corso delle politiche. Questa ricerca, ve la racconto molto brevemente, mirava all'analisi del commento degli utenti Twitter nel corso delle principali trasmissioni di intrattenimento pubblico-politico della campagna elettorale per appunto le politiche del 2013. Allora, sono stati scaricati circa, ma in questa slide non lo vedete, 130.000 tweet, che sono quelli prodotti appunto nei 45 giorni di campagna dagli utenti. Quello che però ci interessa in questa sede è appunto chi popola la piattaforma Twitter. Allora, di questi 130.000 utenti erano così distribuiti. Allora, è chiaro che come ci aspetteremmo realisticamente di trovare, per esempio, all'interno di un qualunque contesto nel quale si discuta di politica, la maggior parte, ovvero il 76% degli utenti, erano dei cittadini comuni. Molto al di sotto. Ci sono quelli, gli utenti classificabili come blogger, gli utenti classificabili come giornalisti e così via, fino ai politici, gli endorsement, i media, gli account appunto di media e così via. Allora, guardando questa slide, come dire, uno dice, beh, allora i cittadini sono quelli maggiormente presenti, dunque fanno in qualche modo la parte maggiore anche dell'audience e del commento. Allora, in realtà, devo dire che, non è così, naturalmente. Nel senso che gli utenti poi più attivi nei termini della produzione del commento sono sostanzialmente i giornalisti, i politici e i blogger. Questo che cosa vuol dire? Cioè, se i cittadini in realtà, che sono la maggioranza degli utenti, poi sono quelli che producono in proporzione il minor numero di post e di commenti. Allora, questo ci deve far riflettere nella misura in cui, come vi dicevo all'inizio, il fatto di avere a disposizione una piattaforma per il confronto pubblico poi non si traduce assolutamente in un uso maggiormente, come dire, ad un uso maggiormente teso al confronto, perché i cittadini in realtà producono pochissimi post e ancora meno post rivolti ai soggetti pubblici. Pensate solo che di tutti i tweet che abbiamo analizzato, una media del 4%, cioè 4 tweet su 100, contenevano delle mention rivolte direttamente ad un soggetto pubblico o politico. E poi, come dire, un'altra dinamica che non possiamo, come dire, dimenticare purtroppo è che in realtà all'interno di Twitter si riproducono esattamente le stesse differenze sul piano informativo da un lato e sul piano anche della produzione originale di contenuti che troviamo offline nella, come dire, nella sfera pubblico-politica tradizionale. Cioè le
persone che già hanno un ruolo sostanzialmente di potere o perché hanno maggior accesso all'informazione o perché occupano una carica pubblica, riproducono poi nei loro comportamenti all'interno del media digitale, in questo caso di Twitter, gli stessi rapporti di potere, per cui i politici si rivolgono e parlano prevalentemente o con altri politici o con i giornalisti o con alcuni blogger. E altrettanto dicasi per le altre categorie, cioè è altamente probabile, diciamo così, senza voler scendere nelle percentuali noiosissime, che non vi, come dire, con le quali non vi tedio, però diciamo che è molto molto probabile che un giornalista, all'interno dell'arena di Twitter parli o con un altro giornalista o con un politico o, al massimo con un blogger. Cioè, i rapporti in realtà di forza e in questo senso anche di influenza che queste persone, questi profili poi hanno offline, vengono riprodotti tali e quali all'interno di Twitter e in generale all'interno delle piattaforme digitali. Allora, a questo punto, come dire, ci chiediamo, e magari ve lo chiedete anche voi, che cosa mi porta in più Twitter, rispetto al mio lavoro di giornalista. Allora, è chiaro rispetto, insomma, a quello che io nel quotidiano devo produrre. Allora, è chiaro che, i principali vantaggi, dell'utilizzo di Twitter come fonte, sono legati alla possibilità, di raccontare una storia interessante, come dicevo prima, basata sui dati, anche essendo molto distante dal luogo in cui quello che io voglio raccontare sta accadendo. Mi permette poi di approfondire. Anche come dire, con dei mezzi molto limitati dal punto di vista dei costi, un caso specifico o un fenomeno e dimostrarlo attraverso l'uso di mappe o di grafici in una maniera innovativa al pubblico. È chiaro che poi, come dire, il vantaggio maggiore dell'utilizzo di questi dati sta nella tempestività dell'informazione, perché nel momento in cui, come dire, un politico decide di comunicare qualcosa e lo comunica prima via Twitter che alle agenzie stampa, o nel momento in cui accade, pensiamo per esempio appunto all'alluvione, i primi che raccontano quello che sta accadendo sono proprio le persone che sono sul posto, è chiaro che in termini di tempestività dell'informazione Twitter offre delle potenzialità senza precedenti. Okay. È ovvio però che Twitter ha anche molti svantaggi, o se non altro delle criticità alle quali chi lavora con questi dati è necessario, insomma, che faccia fronte. Allora, intanto, questi dati non sono in qualche modo autoevidenti, ma richiedono un processo di verifica e approfondimento che non può venir meno solo per il fatto che magari la dichiarazione è stata fatta direttamente dal soggetto pubblico. È chiaro che questi dati richiedono, come dire, di essere approfonditi e verificati esattamente come i dati tradizionali. La seconda criticità è quella che fa riferimento alla difficoltà di reperimento di questi dati, perché se è vero che i dati di Twitter sono sostanzialmente dati pubblici, nel senso che i profili presenti su Twitter sono dei profili pubblici, sono pochissimi, si calcola, se non ricordo male, intorno al 2% i profili privati, ovvero chi ha un profilo chiuso su Twitter, è però anche vero che, come vi accennavo, è molto difficile reperire questi dati. Qualora questi dati, come dire, fossero molti, cioè è chiaro che se voglio cercare il tweet di, non lo so, Matteo Renzi, cosa ha twittato ieri, quello lo trovo molto facilmente. Se però mi serve sapere che cosa, in maniera quanto più esaustiva possibile, hanno commentato gli utenti rispetto a un fenomeno, è chiaro che questo è molto più complesso e poi ne vedremo nel dettaglio le dinamiche. Un'ulteriore, come dire, criticità, della quale forse vi accennavo già all'inizio, è la tendenza dei personaggi pubblici a una certa unidirezionalità della conversazione.
ovvero laddove non sempre a delle domande di cittadini o degli stessi giornalisti corrisponde dal punto di vista dei soggetti pubblici una volontà reale di interazione, se non con i soggetti con i quali già quotidianamente vogliono oppure si trovano ad interagire. Che cosa per cui ci chiede Twitter come fonte delle notizie giornalistiche? Allora, richiede sostanzialmente le stesse regole, il rispetto delle stesse regole che il giornalismo tradizionale impone a chiunque svolga questa professione. Richiede cioè di effettuare delle ipotesi che siano quanto più possibili, come dire, originali rispetto al fenomeno che noi andiamo a studiare o nel vostro caso che voi andate a raccontare. Richiede né più né meno, come è stato per il giornalismo tradizionale, una ricerca dei dati e delle fonti che preveda una fase di verifica, come dire, puntuale, dei dati e delle fonti che poi noi andremo a utilizzare per costruire questa storia. È chiaro poi che la fase di elaborazione che avveniva nel giornalismo tradizionale attraverso la scrittura di un articolo o il confezionamento di un prodotto giornalistico, pensiamo a un servizio televisivo, qui come dire, si sposta su un'elaborazione che è maggiormente come dire, praticata ecco, sul computer con strumenti digitali, con tool dedicati all'elaborazione di questi dati. Una delle fasi più complesse è infatti quella della rappresentazione, ovvero quella che ci chiede di condensare o in poche righe, o ancora meglio, in pochi grafici o in poche mappe, moltissime informazioni che sono quelle che poi possiamo condensare appunto recuperandole da Twitter. Per cui Twitter sostanzialmente, come tutti i mezzi digitali, offrono, ma dall'altro richiedono a voi giornalisti un nuovo strumento di lavoro, ma anche come dire, nuove capacità di elaborazione e di trattamento dei dati. Dal punto di vista come dire, dell'etica pubblica e del discorso pubblico, è chiaro che questi strumenti attivano delle nuove dinamiche collaborative con i lettori, cioè tra i giornalisti e i lettori e tra i lettori stessi, aumentando il coinvolgimento della cittadinanza nella dinamica di produzione di una notizia. Pensiamo per esempio a tutte le volte che nei servizi dei telegiornali vengono mandate delle notizie o provenienti da Twitter, oppure delle foto che gli stessi soggetti pubblici o anche alcuni cittadini hanno twittato rispetto ad avvenimenti specifici. Allora, questo è chiaro che mette il tradizionale lettore in una posizione molto diversa rispetto alla posizione che aveva, diciamo, prima che questi strumenti fossero di uso in qualche modo comune. Allora, a questo punto entriamo un po' più, se è possibile, sugli aspetti tecnici dell'acquisizione dei dati da questa fonte. Allora, questi problemi dei quali ora vi parlo sono, come dire, delle criticità che voi come giornalisti sicuramente avete affrontato o affronterete se intendete utilizzare i dati Twitter come fonte delle vostre inchieste, e che noi come ricercatori universitari abbiamo dovuto affrontare nel momento in cui siamo stati interessati a studiare la società o dei processi politici attraverso l'uso appunto di questi strumenti. Allora, sostanzialmente ci sono tre modi per avere accesso ai dati di Twitter. Uno, che è quello purtroppo meno agevole, è avere accesso al FireOS, dove il FireOS è la fonte dei dati prodotti. Allora, chi detiene la fonte? Solamente la proprietà, ovvero Twitter, che è, come già vi spiegavo, un'azienda proprietaria e che ha prodotto una piattaforma proprietaria, per cui non è tenuta a fornire neanche per scopi di ricerca pubblica i dati che vengono prodotti dagli utenti attraverso la piattaforma.
Andiamo un po' avanti perché così insomma vi racconto. Allora, per avere accesso all'intero flusso dei tweet prodotti o allo storico completo delle conversazioni, Twitter offre la possibilità, pensate un po', di rivolgersi ad una delle aziende concessionarie dei dati di Twitter. Allora, questo che cosa vuol dire banalmente? Che se noi, per esempio, volessimo raccontare un fatto avvenuto, non lo so, un anno fa, pensiamo per esempio ai racconti o alle ricerche che noi facciamo all'interno dell'università in una logica comparativa. Allora, ieri c'è stata l'alluvione a Genova e immagino che gli utenti abbiano commentato questo avvenimento. Non lo so, dall'inizio dell'avvenimento, nel corso delle perlomeno 12 ore successive. Allora, se io volessi fare una ricerca comparativa con lo stesso avvenimento, sostanzialmente la stessa alluvione di Genova avvenuta l'anno scorso, e confrontare i commenti degli utenti dell'anno scorso con quelli di quest'anno, questo mi sarebbe sostanzialmente impossibile. Nella misura in cui in realtà i tweet degli utenti sono disponibili per lo scaricamento dalla piattaforma per un periodo di tempo molto limitato. Generalmente questo periodo di tempo è di una settimana. Oppure questo periodo di tempo potrebbe essere ancora più limitato nel caso in cui venissero prodotti in un'unità temporale molto ristretta moltissimi tweet. Ecco, in quel caso, già nel giro di poche ore sarebbe impossibile per me ottenere quei dati. Se non, e qui torniamo al nostro Fairoz, attraverso una richiesta ad una di queste aziende che sono concessionarie dei dati. E che di solito richiedono per collegarsi appunto alla sorgente dei dati delle cifre molto elevate. Ora, queste cifre si rivelano inaccessibili più delle volte, devo dirlo con rammarico, per le università pubbliche, per chi fa ricerca e credo lo siano, visto insomma il momento che viviamo per l'editoria italiana, anche per le redazioni di molti giornali. Quindi, se da un lato, come dire, chi ha la disponibilità economica di comprare questi dati ha ovviamente accesso al totale delle conversazioni o allo storico completo di questo flusso, per tutti gli altri soggetti questo è molto molto difficile. Il secondo metodo di acquisizione di questi dati è il cosiddetto script approach, che è un approccio che noi all'interno del dipartimento stiamo provando ad utilizzare già da qualche tempo. Che cos'è lo script approach? Lo script approach sostanzialmente utilizza un codice scritto in alcuni linguaggi di programmazione e questo codice permette di interagire con quelle che sono le API, ovvero Application Programming Interface, che sono sostanzialmente dei comandi che consentono ad utenti esterni di scaricare alcuni dei tweet prodotti dagli utenti. Questo cosa vuol dire? Che utilizzando le API, per esempio, e impostando una ricerca come questa che vi faccio vedere, voi potete dire attraverso in questo caso il RStudio, che è sostanzialmente un programma che usa uno specifico linguaggio di programmazione, che voi volete scaricare un certo hashtag oppure i tweet prodotti da un certo utente. Consente di impostare lo scaricamento di questi dati e di far sì che il programma scarichi e si aggiorni automaticamente man mano che questi dati vengono prodotti. Ovvero, se io chiedo, facciamo un esempio, di scaricare l'hashtag Alluvione Genova, lui continua a scaricare questo hashtag fin quando io, schiacciando stop, non lo faccio smettere. Per cui si aggiorna man mano che vengono prodotti nuovi tweet. Allora, questo è un metodo molto, come dire, comodo. È chiaro però che richiede una competenza tecnico-informatica in qualche modo non comune, devo dire. Nella misura in cui una volta che una persona ha imparato a usare questo sistema, probabilmente questo è il metodo migliore. Però
però richiede un training molto 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 lungo. E in questo senso vi dico questa cosa perché questo richiama un problema, o insomma un problema, quantomeno una questione, che credo sia comune fra voi giornalisti e noi ricercatori, ovvero quelle che erano in qualche modo, diciamo così, le professionalità dei giornalisti o le professionalità dei ricercatori non bastano più nel momento in cui, a partire dall'avvento del digitale, noi siamo intenzionati a comprenderne le dinamiche o a studiare quello che succede attraverso appunto i social network. Per cui, questo che cosa pone delle dinamiche collaborative nuove fra figure molto diverse. Tanto che, come dire, mi dispiace riportare sempre esempi statunitensi, però, diciamo che sono i giornali americani sono quelli che a monte hanno maggiormente recepito la novità e le necessità di cambiamento che queste dinamiche, le dinamiche, dei social portavano con sé. Nelle redazioni statunitensi già da molti anni convivono e cooperano, figure professionali molto diverse. Oggi in quasi tutte le redazioni c'è un grafico che si dedica, per esempio, alla produzione di mappe grafici di prodotti dedicati alla versione social dei giornali, per esempio, alla versione digitale dei giornali, e che poi, come dire, sono gli stessi prodotti che vanno anche nei profili social dei quotidiani, per esempio. Allora, vi dico tutto questo perché credo, sia all'interno dell'università che all'interno delle redazioni dei giornali, nella necessità profonda, non solo di un, come dire, aggiornamento delle competenze, ma anche, della necessità, che competenze che prima sembravano e delle ricerche scientifiche, per quanto riguarda il mio, sempre migliori. Ok, il terzo, approccio che possiamo utilizzare, per, ottenere sostanzialmente questi tweet è, quello legato ad alcuni tools, laddove i tools sono sostanzialmente una serie di strumenti, chiamiamoli intuitivi, che consentono di catturare i contenuti dei tweet. Allora, il tool in particolare che io oggi vi presento, eccoci, è un tool gratuito. Allora, ci tengo molto a precisare che ci sono tantissimi strumenti a disposizione degli utenti, dei giornalisti e dei ricercatori in rete, che sono strumenti open source e che fra l'altro spessissimo sono corredati da indicazioni su come funzionano, come utilizzarli e come settarli, che permettono a costo zero di elaborare i dati, anche ad utenti, diciamo, non proprio esperti. Okay? Allora, in particolare, lo strumento che cercherò di raccontarvi oggi, poi, magari, insomma, cerchiamo di capire perché io vorrei lasciarvi queste slide. Ora, mi rendo conto che probabilmente provare a raccontarvi, il funzionamento di alcuni strumenti, da remoto e senza la possibilità che voi li abbiate davanti, sia forse un, come dire, un processo un po' complesso, però, io naturalmente vi lascio, insomma, farò in modo in qualche modo di farvi avere, forse tramite Lucio, queste slide, in modo che voi, se foste interessati, possiate provare a utilizzare almeno questi due strumenti che vi propongo. Chiaramente, nel caso in cui qualcuno di voi volesse utilizzarli, avesse bisogno, insomma, di una mano per settarli, io scrivetemi, insomma, scrivetemi alla mia mail e sarò ben contenta di, insomma, di darvi dei suggerimenti. Ecco. Come del resto ho trovato persone che hanno suggerito a me quando ho iniziato a studiare queste dinamiche. Allora, torniamo a noi. Il terzo approccio è, appunto quello legato ai tool e vi presento oggi Google Tag 6. Allora, questo tool si appoggia ai fogli di elaborazione di Google,
Che chiunque di voi abbia un account Google, immagino abbia notato come cliccando a destra su, si apre a destra dell'account, si apre una finestra con tutta una serie di strumenti che Google ci offre, ovviamente non solo la posta, ma anche i fogli e altri. Ecco, questo si appoggia ai fogli di Google. Allora, come funziona questo strumento e come possiamo utilizzarlo per scaricare i tweet che ci servono? Allora, dal link che io vi ho mandato arriverete sostanzialmente a questa schermata. Allora, proviamo ad andare con ordine. Dunque, da questo foglio lui vi chiederà di fare una copia, per cui cliccando su File voi potrete fare una copia di questo foglio e rinominarlo e avere il vostro foglio che sarà sostanzialmente qui. Copia di tags. 6. Ok. Allora, questo tool richiede di essere settato una sola volta, per cui voi sostanzialmente gli date le informazioni che richiede all'inizio e dopo lui le volte successive, diciamo così, va in automatico. Allora, vi chiederà, come vedete qui, Setup Twitter Access. Allora, cliccando lì vi chiederà sostanzialmente l'autorizzazione a collegarsi attraverso il vostro account Twitter alle API, che sono appunto i comandi dei quali vi accennavo all'inizio. Allora, per ottenere questo che vedete qui, API Key e API Secret, basterà semplicemente cliccare su questo link che vedete qui in azzurro, e fornire a un'applicazione, tramite ovviamente il vostro account Twitter, e creare un'applicazione che vi fornisca, ecco qui, questi codici. Vi fornirà sostanzialmente, ma è una roba abbastanza, insomma, fattibile in tempi anche rapidi, una consumer key e una consumer secret, che vi consentiranno di, ecco qui, richiedere l'accesso ai dati di Twitter. Allora, qui naturalmente chiede il permesso da parte di Twitter di avere accesso ad una serie di informazioni sul vostro profilo. Ora, non vi spiego che la possibilità, come dire, di rifiutare l'accesso non esiste, nella misura in cui queste applicazioni, questa come tutte quelle legate a Twitter, devo dire, nel momento in cui richiedono un'autorizzazione, questo è in qualche modo il prezzo, per quanto gratuito, da pagare per avere accesso a dei dati che, come vi ho già ripetuto, sono proprietari. Allora, nel momento in cui voi sostanzialmente riusciate a settarlo, in questo spazio qui, dove vedete il riquadro azzurro, voi potrete inserire la parola chiave che volete cercare. Allora, è chiaro che alla base di questo processo c'è una ricerca precedente da parte di ciascuno di voi degli hashtag più significativi rispetto al fenomeno che voi volete studiare. Allora, questo fenomeno ovviamente può essere sia un fatto, come in questo caso, come vedete qui, l'alluvione, ma può essere anche, non so, una legge che è stata approvata, oppure dei fatti relativi, per esempio, un fatto di cronaca, ricordiamo i recenti scontri allo stadio nel corso delle partite. Insomma, tutti questi fatti sono stati commentati, però è necessario comprendere a monte della nostra ricerca con quali parole chiave gli utenti hanno commentato il fenomeno che siamo interessati ad analizzare. A questo proposito vi racconto un aneddoto banalissimo. Qualche anno fa, mi sembra, dunque, nel corso delle prime primarie del PD, cioè non queste ultime, le precedenti, è accaduto che noi volevamo studiare il commento degli utenti la sera in cui i candidati alle primarie hanno svolto il confronto a 5, era allora, su Sky. Allora, noi abbiamo settato alcuni hashtag, per cui abbiamo settato sostanzialmente. Inizialmente abbiamo chiesto al programma di scaricare i dati relativi a quello che era l'account, scusate, a quello che era l'hashtag ufficiale. Mi sentite?
Eccoci. Dicevo, in quell'occasione noi avevamo inserito come parola chiave quello che era l'hashtag proposto dalla trasmissione, ed era il confronto Sky. Va bene. Allora, che cosa è accaduto? È accaduto che gli utenti, e in questo senso la rete è anarchica, hanno scelto di commentare quel fatto con un altro hashtag che era, se non ricordo male, i Fantastici 5. Non so se vi ricordate poi tutte le parodie che sono derivate da quest'hashtag. Allora, questo per dirvi che cosa? Che anche se a volte ci sembra, come dire, ci sembra scontato che gli utenti commentino con una certa parola chiave, in realtà questo non è detto, ok? E che può accadere che nel corso di un evento le parole chiave usate dagli utenti per raccontare la loro opinione sull'evento, appunto nel caso delle primarie, la trasmissione stessa aveva proposto e dato per scontato in qualche modo. Ma torniamo a noi. Allora, per cui voi, come vi dicevo, potete inserire in questo riquadro azzurro la vostra parola chiave, in questo caso l'hashtag alluvione, cliccare qui su tag e dare il run a questa operazione. Allora, in pochissimi secondi questo sarà quello che otterrete. Allora, è chiaro che non so se, ecco qui forse, ecco qui però si vede. Allora, questo è quello che otterrete. Allora, in questo file sono, che poi anche qui, se qualcuno di voi fosse interessato, ve lo mando, ma più per, come dire, come file di prova. Questo file contiene circa 3.000 tweet. Ora, con questo strumento è possibile scaricarne fino a 18.000 per volta. Qui io gliene ho chiesti solo 3.000 perché appunto era un file di prova, però 18.000 tweet sono molti, anche perché anche TagSix, che è appunto questo tool, si aggiorna in automatico. Per cui anche qui voi settate alluvione, io questo qui l'ho settato ieri. Se io adesso andassi a riprendere lo stesso file, vedrei con ogni probabilità che il numero di tweet scaricati è aumentato, proprio perché anche questo strumento, collegandosi a Twitter e ai dati prodotti, si aggiorna sostanzialmente in automatico. Allora, che cosa c'è in questo file che avete ottenuto? C'è, allora, eccoci qui, il nome degli utenti, dell'utente from user che ha prodotto text questo tweet, c'è l'ora e la data di produzione del tweet. Poi vediamo che cos'altro gli avevo chiesto. Ecco, qui c'è la fonte, ovvero il link diretto al tweet. Ci dice poi se questo tweet era un reply, cioè una risposta ad un tweet di qualcun altro. E poi ci dà più avanti il link alle immagini eventualmente contenute nel tweet. E ai link, appunto, che gli utenti hanno voluto inserire all'interno di quel tweet, di solito come con scopi di approfondimento. Allora, quanto tempo mi rimane? Vediamo. 5 minuti. Allora, con 5 minuti vediamo dove riusciamo ad arrivare. Cercherò di essere molto breve. Allora, avevo idea di presentarvi anche un altro strumento del quale vi racconto pochissimo, ma insomma chi vorrà potrà approfondirlo poi da sé, che è NodeXL, che è uno strumento che permette, collegando, come dire, tramite sostanzialmente le applicazioni di Office Excel, di scaricare, adesso poi chi vorrà guarderà le slide con più attenzione, dal network, come vedete qui, degli utenti Twitter, la rete degli utenti. Allora, a cosa serve questa rete? Sostanzialmente ci serve a capire come le persone che hanno raccontato, che si sono scritte attraverso questo strumento, sono collegate fra loro e in che misura, per esempio, pensiamo ai politici italiani, qui con uno strumento del genere noi possiamo capire
capire chi segue chi, per esempio, non lo so, i politici con ogni probabilità si seguiranno fra loro. Questa invece che vedete è una rete molto fitta ed è la rete dei movimenti di lotta per la Casa di Roma, che è il caso di studio che vi ho raccontato prima. Porto ora molto rapidamente, in questi 5 minuti che mancano, alcuni esempi, devo dire, delle best practices su elaborazione di dati di Twitter che sono state realizzate attraverso dati di Twitter o da giornalisti del Guardian o da giornalisti del New York Times, perché, come vi ho raccontato, appunto, queste realtà sono molto attive dal punto di vista dell'uso di questi dati per rappresentare i fenomeni. Questo qui, per esempio, è un grafico che riporta i tweet, circa 1,3 milioni di tweet relativi alle proteste di Hong Kong dei giorni scorsi. E queste sono le immagini che sono state maggiormente twittate e retweetate dagli utenti nel corso della protesta. Gli altri esempi che vi porto sostanzialmente sono, come dire, relativi ad esempi molto meno seri, diciamo così, rispetto alle proteste di Hong Kong, e questi qui in particolare è un grafico elaborato per raccontare quali sono stati i telefilm maggiormente raccontati nel corso degli Emmy Award. Concludo con questo grafico che racconta invece i commenti degli utenti Twitter nel corso degli ultimi mondiali, con i relativi gol, che come vedete corrispondono naturalmente ai picchi di produzione dei tweet. E vi segnalo per chiudere questa pagina che sostanzialmente racchiude i migliori esempi di elaborazioni su dati Twitter da parte del Guardian e del New York Times. Ok, allora io ho finito e mi auguro che questa lezione, insomma, sia stata utile. Grazie molte e spero di, insomma, di essere, che sarò altre volte vostra ospite. È stato un piacere e buon lavoro a tutti.